innanzitutto un saluto a tutti i ragazzi di Rap Advisor e grazie di avermi chiesto di esserci per questa intervista. E, per quanto riguarda quello che è stato l'inizio all'interno di questo ambiente, appunto dell'ambiente hip hop, diciamo che questo è stato un inizio che è arrivato dopo, perché ovviamente come è stato per molti della mia generazione, il mio inizio è stato soprattutto l'impatto con il mondo del freestyle e l'impatto col mondo forse più del rap appunto che dell'hip hop, e nemmeno così tanto, che è avvenuto come nel più classico dei percorsi dopo aver visto il film di 8 Mile di Eminem e poi aver iniziato a vedere le prime battle del To The Beat e delle Tecniche Perfette. Questo sta anche alla base del fatto che io ho iniziato molto prima a fare freestyle che a scrivere, e mi sono diciamo anche fatto notare molto prima attraverso i contest di freestyle o comunque le esibizioni di freestyle che la pubblicazione di pezzi veri e propri. E poi da quel primo impatto c'è stato appunto quello che definirei un secondo inizio, e l'inizio più vero e più bello, che è stato quello con appunto l'ambiente, la cultura hip hop, che è avvenuto nel momento stesso in cui da casa, computer e televisione ho iniziato a spostarmi appunto alla stazione, alle jam, ai locali, a conoscere la gente e contemporaneamente a passare magari dalle hit del tempo come Un Applausi per Fibra o Dentro la Scatola, ovviamente importantissima a loro volta, ad approfondire quello che era invece tutto quello che ci stava dietro, e quindi magari canzoni altrettanto e più importanti che facevano parte di una realtà più underground e appunto più hip hop. Io ho iniziato a conoscere il rap, come ti ho detto, verso la fine del 2009, l'inizio del 2010, e nel 2010 feci il mio primo contest di freestyle e poi da lì negli anni seguenti sempre di più a scavare e a scoprire. Il nome d'arte è nato perché sostanzialmente pensavo che JD, che è il nome del protagonista del celebre telefilm di Scraps, non andasse troppo bene, però il senso era lo stesso, ovvero il fatto di dipingermi quale persona in grado veramente di sognare sempre ad occhi aperti, e non in senso elitario, alto, di sognare chissà cosa, ma proprio di rimanere anche imbambolato a pensare a delle cose assurde o di altro genere, e quindi ho cercato un nome che rappresentasse proprio questa cosa qui, e anche comunque tutto un sognare diciamo anche più in grande, sia rispetto a quello che è la mia persona e quindi quello che può essere il mio percorso e la mia vita, e anche ancora più in grande, in maniera più importante, su quello che potrebbe essere magari il percorso, la vita degli altri e della società in generale. Ovviamente ho provato tanti nomi bruttissimi prima di arrivare a questo. All'inizio, piccola chicca, era un dreamer scritto come in inglese, correttamente in inglese, quindi Dreamer, Dreamer MC. Poi è venuto meno l'MC, non in senso delle cose fatte, perché MC si resta se lo si è, ma dal punto di vista del nome, ed è diventato Dreamer con la I per uno italianizzarlo e due renderlo maggiormente mio, perché i Dreamer MC, Fighter MC, Warrior MC all'epoca si sprecavano e intendevo quindi italianizzare e personalizzare il nome, così è arrivato Dreamer con la I. Io in un pezzo ho scritto che la modestia è un gran difetto, e quindi ti mentirei se ti dicessi che c'è stato un momento che è arrivato dopo, quando ho iniziato. Cioè io quando ho iniziato, ma proprio subito, mi sono detto questa è la mia roba e riuscirò a fare qualcosa. Ovviamente all'inizio era un sentimento di questo tipo, ma ignorante, cioè proprio approcciare in maniera sbagliata una cosa, voglio fare questo perché di sicuro riuscirò ad ottenere dei risultati. Non necessariamente denaro, fama, ma anche concetti come la rivalsa. Io sono sempre stato molto isolato all'interno del piccolo paese dove abitavo e delle piccole realtà dove mi muovevo, e anche per questo, e credo che sia spesso così, la realtà hip hop, la realtà rap, la figura di un Eminem rapper bianco in mezzo ai rapper neri che riesce a trovare la sua strada ha avuto grande appeal su di me, e quindi c'è stata subito questa componente diciamo dell'ambizione, solo che all'inizio era quella del principiante, no? Di chi arriva e di chi pensa che tutto gli sarà dato. E poi ho iniziato a conoscermi pian piano, ci sono stati anche dei momenti di down, dei momenti brutti, e però anche dei momenti che mi hanno fatto capire che avrei potuto fare qualcosa. Sicuramente un momento fondamentale è stato soprattutto a livello magari locale, per quanto riguarda i miei primi passi, nel 2012, mi pare, al contest del Playground, che è un festival che si fa a Bolzano ogni anno, dove da sconosciuto e abbastanza giovane, perché
avevo 16 anni, andavo per i 17, riuscii ad arrivare in finale, poi perdendo, ma comunque eliminando anche una serie di freestyler molto più navigati, e da lì questi freestyler qua, che già componevano una specie di crew che poi sarebbe diventata il mio collettivo Birrette Family, mi chiesero di andare insieme a loro a fare qualche contest, e iniziai ad andare a Verona, ad andare in macchina con la gente più grande, a conoscere la gente più grande. Allora lì capii già che mi stavo inserendo. Poi, per quanto riguarda la musica, è stato molto lento, ma non nel senso negativo del termine, quindi molto costante come cosa, ovviamente costellato da piccoli momenti fondamentali che possono andare dal non scontato props del rapper più navigato alla chiamata ad un programma come Real Talk Freestyle, più Real Talk più recentemente, o la pubblicazione di un singolo, appunto Real Talk Freestyle, prodotto da Bosca, che è uno dei produttori più storici e importanti della storia dell'hip hop italiano, quindi di sicuro anche questo. E credo che sia così per tutte le province, le realtà provinciali, perché se da un certo punto di vista la provincia ti ovviamente limita, perché ci sono molte meno serate, molte meno possibilità anche solo concretamente di spostarsi, dall'altro punto di vista, proprio in questa limitazione, ti stimola a tirare fuori il meglio di te. Cioè, il detto dice, no, che la miseria rende l'uomo genio. E invece, quando magari si è pieni di possibilità, di opportunità e di stimoli, si finisce per essere sopraffatti, sai, no? Si dice tanta scelta, nessuna scelta. E magari in una realtà con tantissime appunto opportunità non sarei riuscito ad avere la stessa costanza e la stessa voglia che invece la provincia, con i suoi limiti e le sue chiusure, mi ha paradossalmente dato, aiutandomi magari a sfruttare meglio delle realtà con tante più opportunità, come possono essere città più grandi come quella di Milano, dove sto iniziando ad andare sempre più spesso. Poi Trento, io credo che sia una città che, nonostante dal di fuori possa non sembrare o non essere seguita, abbia una realtà hip hop veramente molto figa. Ci sono pochi eventi, ma noi siamo abbastanza tanti comunque per la città. Abbiamo rappresentanti storici anche per il rap italiano in sé, ad esempio Ares Adami, con cui tra l'altro sto avendo l'onore di collaborare attualmente, ed era già il migliore quando avevo iniziato anni fa. O magari il collettivo di Rap and Bass, del quale lui faceva parte insieme a Fred, insieme a Santiegaz e con Ceri, produttore di Trento, che adesso sta racimolando dischi d'oro dovunque con le sue produzioni a Fra Quintale, a Coez per Andamento, ha prodotto anche Salmo e via dicendo. C'è una realtà, poi quando dico hip hop è perché è veramente hip hop, e quindi non soltanto limitata ai rapper. Noi abbiamo ad esempio una crew, diverse crew di ballerini, ma soprattutto la crew dei Funkobots, che sono dei malati di mente ma bravissimi, che spaccano in tutte le competizioni, vanno spesso all'estero, sono spesso invitati come per fare da giudici o per partecipare a battle importanti. Abbiamo DJ molto forti, collettivi di writers, quindi è una realtà molto piccola però molto viva, ed è stata fondamentale nel darmi quella fotta molto underground che mi piace continuare ad avere a prescindere dal contesto che vado a roccare quando c'è un live o un contest. I feedback che ho avuto per quanto riguarda Scrivo Ancora sono stati veramente molto belli, e non sono stati solo successivi all'album, e questa è una cosa che mi ha fatto piacere, ma anche precedenti e contemporanei, perché comunque quell'album ha all'interno un sacco di skit e anche un sacco di collaborazioni che mi onorano tantissimo. Ora, fare dei nomi vuol dire sbagliare, perché dimentico gli altri e sono tutti importantissimi, però sicuramente avere lo skit di rapper come Bassi Maestro o lo skit di rapper come i Green all'interno di un tuo progetto vuol dire comunque avere un certo tipo di riconoscimento e dire ok, devo ancora fare un bel po' di strada per arrivare magari a collaborare con questo tipo di artisti, però loro sanno chi sono, cosa faccio e lo apprezzano, e se glielo chiedo sono disposti a farlo sapere a me e a tutti gli altri. E quindi è un progetto che, a prescindere da come sarebbe andato, mi avrebbe comunque soddisfatto, perché le certezze me le aveva già date lì. Poi quando è uscito sono stato anche molto felice di quello che è stato il feedback del pubblico. Magari i numeri presi singolarmente possono sembrare pochi, però in realtà io l'ho messo un po' dovunque. È stato molto ascoltato per i miei standard, ovviamente su Spotify. Real Talk Freestyle ha fatto 60.000 ascolti, liricamente parlando con Fast Cut ne ha fatti quasi 13.000. E è stato scaricato quasi 4.000 volte sul sito dove l'ho messo in free download. L'abbiamo stampato in copia fisica, abbiamo venduto molte copie, ne abbiamo ancora qualcuna. E soprattutto questa è la roba che mi...
che mi ha fatto più piacere di tutto, mi ha portato a suonare tante volte in giro. Quindi gli organizzatori, anche la gente che viene ai concerti, vuole vedere quelle cose dal vivo e anche le altre. E sempre secondo questa componente hardcore che la mia città mi lascia e cerco di mantenere sempre, per me la possibilità di suonare live è la cosa più importante. E avere tante date con un mixtape e con tanti basi americane e che comunque mi porti a suonare tanto in giro, soprattutto nel centro nord, per me è un'enorme soddisfazione. Quello che posso dire di sicuro è che ci sarà qualche seguito anche di questo mixtape. Allora, le elezioni sono andate male, però meno di quanto la gente pensi, perché molti hanno detto che il centrodestra, contro la quale quella canzone era, abbia appunto raggiunto questo risultato storico, quasi storico, del quasi 40%, ed è vero, però da un altro punto di vista vuol dire che gli italiani che hanno votato qualcos'altro sono ancora la maggioranza, purtroppo non di grande margine, ma comunque sono ancora la maggioranza, e secondo me è una cosa dalla quale si deve ripartire in un'ottica soprattutto di intervento e di attivismo politico per quanto riguarda soprattutto gli altri partiti. E per quanto riguarda la politica italiana in generale, sicuramente è un tasto dolente di questo paese, perché è lo specchio e in un circolo vizioso anche la causa di tutti gli altri piccoli e grandi disagi che vediamo. E quel pezzo lì che io ho scritto, a torto, è stato visto da molti, soprattutto ovviamente da quelli che sono stati colpiti da questo pezzo, come una propaganda a favore dei partiti di sinistra. Quando se tu vai a dire a chiunque che io sia comunista o qualcosa del genere, ridono perché sanno perfettamente che non è così, anzi. Quel pezzo avrebbe anzi dovuto fare soprattutto piacere a coloro che si professano di destra, perché a mio parere quelli che si spacciano per destra italiana, cioè Berlusconi, Salvini e minormente ma anche la Meloni, non rappresentano veramente quelli che sono i valori della destra, perché loro hanno portato con la loro campagna di odio e di xenofobia, hanno portato la gente a pensare che il valore della destra sia quello, quando quello è il valore dell'estrema destra e dell'estrema destra populista, che loro alle volte senza neanche rendersene conto rappresentano, portando anche molta gente ad andare ancora più a destra, come dico nel pezzo, e quindi magari verso partiti come Casa Pound o ancora peggio Forza Nuova. E chiuderei con un esempio su questa cosa qui. In maggio c'è stato un referendum in Irlanda, mi pare, per legalizzare l'aborto, che al momento in Irlanda è legale soltanto nel caso in cui la donna sia in pericolo di vita, e invece ad esempio in casi di stupro, eccetera, a meno che non ci sia questa componente, non si può abortire legalmente in Irlanda. A proporre la legalizzazione dell'aborto in Irlanda con un referendum è stata la destra che ha il potere. Ecco, io chiederei a quelli che votano, coloro che si professano di destra in Italia, di pensare che posizione spesso quelli che in Italia dicono di essere di destra potrebbero avere in merito, e qui potremmo parlare del Family Day e di tutta una serie di questioni. Quindi, per riassumere, sicuramente la situazione non è delle migliori, però non bisogna neanche mai smettere di pensare che possa migliorare, e secondo me ripartire dal dato che la maggior parte degli italiani comunque ha votato qualcos'altro e puntare a ingrossare quella parte anziché avere sempre il focus sull'altra, o meglio avere il focus sull'altra per cercare di farle capire il perché di quella canzone, il perché della nostra contrapposizione. Secondo me è fondamentale che la musica voglia cambiare le cose, e la prima però attenzione che vorrei porre, primo punto importante, è che è fondamentale ma non necessario. Quindi che qualcuno non voglia farlo e voglia fare dei testi in cui parli di tutt'altro, che siano dei testi di sfondo gangsta o dei testi di sfondo magari più divertito, va benissimo. L'importante è che queste persone, come magari gli addetti ai lavori, non arrivino a dire che non è giusto o che non è importante che la musica abbia anche dei componenti al proprio interno che invece vogliono dare questo tipo di messaggi. Io poi dal canto mio sono un rapper e in generale un artista e anche una persona, per quelli che sono poi i miei interessi diversi dalla musica, molto poliedrica e versatile, cioè io posso fare il pezzo come Noi non vi vogliamo, però all'interno dell'album trovi il classico pezzo rap dove mando a fanculo gli scarsi, e magari di sicuro tra qualche mese posso buttare fuori un pezzo trap felice che ti può far pensare all'atmosfera di un Lil Yachty, anche se il tipo mi fa schifo dal punto di vista rap e musicale. E quindi non è appunto fondamentale, però no, non è obbligatorio ma è fondamentale, e io ho sempre avuto l'ambizione
di essere quel tipo di artista e in generale, anche se è molto più difficile, quel tipo di persona che cerca di cambiare le cose. Perché molti dicono che la musica o una persona soltanto non può cambiare le cose, ma in maniera magari un pochino troppo ottimistica, il mio pensiero è che se anche solo cercando di comportarti bene, tu riesci nella vita di un'altra persona che ti sfiora, anche, non lo so, raccogliendo qualcosa che gli cade o aiutandola ad attraversare la strada, qualsiasi cosa sia, a farla stare un momento meglio anche solo per quell'istante, tu in un certo senso hai già un po' cambiato il mondo, no? Perché alla fine è come il discorso del mare, che è enorme, però alla fine è un insieme di gocce, e se ognuno si impegnasse per far sì che ogni goccia sia migliore, il mare sarebbe migliore a sua volta, e per me lo stesso discorso vale. Poi secondo me la musica può essere. Più è in grado di arrivare a più persone, più può essere esponenzialmente importante da questo punto di vista qui. Ci sono tanti artisti, soprattutto recentemente, e purtroppo molto di più all'estero ed oltreoceano, che questa cosa qua la stanno facendo, soprattutto in America, con tutti i problemi che stanno avendo con l'amministrazione Trump e la polizia e via dicendo. E che si espongono, e secondo me l'esporsi su una questione è importante non solo per l'idea mia di voler farlo, ma anche perché crea dibattito. E secondo me la musica più figa è quella che crea dibattito, anche semplicemente essendo un pezzo arrogante che dissa qualcuno, però la musica secondo me deve mettere in discussione delle cose, qualsiasi esse siano, e se possono essere cose che migliorano il mondo, provano a farlo, tanto meglio. Sì, come dicevo prima, abbiamo in ballo tanti progetti. Io, oltre ad essere molto poliedrico e versatile, sono un malato di mente che scrive tantissimo. Infatti, non a caso il mixtape si chiama Scrivo Ancora. Al momento sto lavorando e siamo in fase conclusiva a un nuovo disco con Ares Adami, appunto il rapper di cui parlavo prima, che questo album dovrebbe uscire di sicuro entro l'estate, noi speriamo maggio, e sarà un bell'album hip hop, però con all'interno suoni un po' di tutti i tipi, perché come me anche lui è molto forte, viva la modestia, è molto versatile. E contemporaneamente sto lavorando a un progetto nuovo col mio produttore Rick Delarge, che saluto, e che quello vedrà anche lui la luce prima della fine dell'anno, e stiamo cercando di capire in che formula pubblicarlo. E poi sto anche iniziando a lavorare al disco nuovo, ma con molta calma, perché per me quando si tratta di mixtape te li scrivo tre in una settimana, ma se si tratta di dischi ci vuole molta molta calma, perché io, per come sono fatto, concettualizzo molto tutto, e però riempio lo spazio con tanti altri progetti, poi singoli e featuring che dovranno uscire anche loro. Concerti, abbiamo ancora diverse date, e diciamo che il meglio, ovvero il momento più pieno, è passato, però nei prossimi mesi saremo il 7 aprile, no, il 7, sì, il 7 aprile a Rivolta, a Venezia, dove suonerò la giornata studentesca, e poi saremo il 20 aprile con Ares a presentare il disco in anteprima speciale a Trento, e il 21 aprile sarò a suonare invece a Brugherio, al Bundalinda, in occasione del BPM Contest, a cui invito tutti i miei amici freestyler. E poi per tutte le altre cose basta andare sui miei social, Instagram e Facebook soprattutto, e beccarsi il bannerino con tutte le grafiche. Ci saranno anche qualche contest di freestyle dove sarò invitato, molto grosso, e a cui non vedo l'ora di vedere tutti quanti. Allora, partendo dal fatto che magari sono a metà, però resto molto emergente anch'io come artista, quindi i consigli che posso dare sono più i consigli, diciamo, di un fratello che di un padre, o facciamo di uno zio, dai, uno zio giovane. E i consigli che do, soprattutto in questo momento storico qua della musica, e un po' anche in generale della società e del mondo e dell'Italia, è di non ricercare eccessivamente, né di distinguersi dagli altri. Però, e questo soprattutto perché il problema è soprattutto quello, di seguire i trend che vanno. Perché alla fine l'unica grande risposta, secondo me, è che tu hai la tua cosa, cioè ognuno ha la propria cosa. Se sei Sfera Ebbasta e la tua cosa è parlare di vita fashion in questo momento e avere la copertina con la pelliccia rosa, se è la tua cosa spacchi, fai numeri e fai live. È la sua roba spacca e fai numeri e fai live. Se un'altra persona che non è Sfera Ebbasta prova a fare la stessa cosa, risulta al massimo un divertente idiota. Quindi quello che io consiglio
è appunto di seguire la propria cosa, qualunque essa sia, e allora allo stesso punto non avere neanche paura di magari Cioè di approcciare. suoni nuovi o di utilizzare un certo tipo di sonorità, un certo tipo di argomenti. Questo perché se tu fai quello che fanno gli altri senza che sia tu veramente, il massimo che può succedere è che fai un pezzo che fa 1 milione di views e magari per qualche mese tutti parlano di te, fai qualche live. Ma credo che come ci sono esempi che sono arrivati a fare il featuring oltreoceano, potremmo parlare di tantissime altre persone che suonano simile e non per colpa del suono, ma per il fatto che non è la loro roba, sono scomparsi in breve. Invece, se tu fai la tua cosa, anche se magari all'inizio può sembrarti frustrante perché il percorso è molto più lungo, io assicuro, perché per me è così, che nonostante sia così, poi ci saranno molte più soddisfazioni, soprattutto se arrivi, come dimostrano tutti gli altri artisti di cui potremo parlare, rimani. Quindi, non seguite il trend, non avete paura, non abbiate paura di fare le robe nuove e cercate di essere voi stessi e di rimanere, perché se cercate di essere voi stessi sarete di sicuro originali, anche se magari poi suonate simile a qualcuno, e l'originale rimane sempre. E per quanto più frustrante e lungo può essere un percorso di questo tipo, vi assicura di rimanere, di essere sempre pienamente soddisfatti. Faccio tipo 16 bar freestyle insieme al mio amico Rap Advisor, è il nome del sito. Dovresti andarlo a cercare cliccando col mouse se vuoi beccarti le migliori notizie mainstream e underground. Sai come funziona? Non siamo coglioni né apposta. Saluto tanti, il mio è uno dei plotoni che si apposta. E dopo aver fatto l'intervista a Dreamer, il livello si alza tanto che fanno le azioni in borsa. Rapadvisor.it, non l'avessi capito. Segnati il nome, amico. Ripeto, quello del sito. Ci vediamo in giro se vuoi venire a un concerto. Altre 4 barre ci sono, suono al coperto oppure all'esterno, faccio un disegno, non c'è uno schema né uno schermo, non ho rime sul quaderno, questa è improvvisazione pura senza le punchlines, bella Rap Advisor, questo è il vostro personalizzato freestyle. Dato che hai una spiccata abilità nel freestyle, puoi fare un saluto a Rap Advisor, a tutti i nostri amici di Rap Advisor? Ma il Sì, freestyle? il freestyle. Queste robe mi prendono sempre malissimo, però va bene. Tanto è tagliato, no? Sì. Però questo potresti metterlo, così dopo tutte le asciugate sul fatto che non ho la modestia, e dico, beh, è modesto anche lui.